Le alte temperature registrate nella giornata di ieri hanno provocato diversi focolai ed incendi nel territorio siracusano. Vigili del fuoco impegnati su diversi fronti, come quello della Mazzarrona, dove a causa di un incendio di sterpaglie le squadre sono state impegnate per diverse ore nello spegnimento delle fiamme. Un altro incendio è avvenuto nelle campagne di Contrata Serramendola e i vigili del fuoco sono stati costretti a sdeviare il traffico da e per Canicattini, perché le fiamme hanno lambito la strada provinciale, la cosiddetta Maremonti. Sono le prime avvisaglie di una stagione che si prospetta piena di lavoro e di impegno per i vigili del fuoco. Per questo il segretario della Funzione Pubblica della Camera del Lavoro, Francesco Nardi, e il coordinatore provinciale CGL Vigile del Fuoco, Sebastiano Azzaro, denunciano una intollerabile situazione presso il comando provinciale di Siracusa, in quanto il personale operativo è costretto a lavorare sotto stress per la mancanza di vigili qualificati. Nello specifico, a fronte di una pianta organica teorica di 87 unità, nella realtà il numero dei capi partenza si riduce drasticamente a circa 60 unità. Stesso discorso vale per la componente vigile, di gran lunga inferiore rispetto alla pianta organica. Tutto ciò gravando pesantemente sulla tenuta psicofisica degli operatori del soccorso, costretti il più delle volte a raddoppi di turni e una non regolare turnazione nelle mansioni da svolgere mensilmente, soprattutto nel periodo estivo, dove per l'elevato numero di interventi da effettuare, di incendi, di sterpaglie e vegetazione varia, il personale è costretto ad operare giornalmente allo stremo delle proprie forze. Tra l'altro, pare che quest'anno non sia stata ancora firmata nessuna convenzione tra Direzione Regionale Vigili del Fuoco e la Protezione Civile Regionale, che dotava il Comando Provinciale di Siracusa di ulteriori due squadre aggiuntive per il contrasto agli incendi boschivi di interfaccia. Inoltre, gli stessi sindacalisti denunciano il mancato pagamento da parte del Dipartimento del Fuoco delle ore straordinarie effettuate nella campagna boschiva nel 2019.